Eccoci nuovamente in studio, ultima tornata per questa trasmissione che nella prima parte si è abbastanza prolungata, quindi adesso avremo tempi un po' più corti. C'era una risposta che Sì, doveva dare al volevo dare perché telespettatore. poi è la risposta quella più importante che il telespettatore mi ha contestato perché non ha espresso i contenuti della nostra azione politica. Li ho espressi se in una trasmissione precedente, li ho espressi sulla stampa, sui quotidiani, laddove ho messo che avvieremo entro il mese di ottobre dei tavoli tematici, laddove verranno scelti dei temi, quello il primo sulla legalità. Vedete, la legalità, come prima ha detto il telespettatore, non è appannaggio della destra, della sinistra, della Princiotta, di Penna, di Nania. La legalità è di tutti. Tutti la dobbiamo portare, perché se non c'è la legalità, ripeto a dire come ho detto prima, non c'è una sana economia, quindi non c'è un sviluppo socio-economico del nostro territorio. Quindi io non mi sono appiattito o ripetuto balbuziente quello che ha detto il consigliere Princiotta. Sono sulle posizioni del consigliere Avvocato, Princiotta. la legalità non è di destra, non è di sinistra, ma non la si stabilisce in un tavolo tematico. Io ho imparato una No, cosa da quando i faccio il principi, consigliere. i principi di I tavoli una sana tematici non servono a amministrazione. nulla. La legalità ce l'hai, o ce l'hai e ci credi, ce l'hai nel DNA o non ce l'hai. Per cui non è un tavolo Consigliere Princiotta, tematico che vi farà tirare io fuori una forse linea mi, di ho legalità. una mia linea, Non la si stabilisce in un tavolo che chiamate una tematico. mia Questa linea è pura personale. Sì, no, non è dire. demagogia. Noi se lo caldeggiamo è perché lo crediamo, altrimenti non lo potremmo caldeggiare, consigliera Princiotta, che questo le sia chiaro. Però mettere i sani principi delle griglie per evitare che ci sia la cattiva amministrazione, perché lei li sta chiedendo adesso, se ci fossero state a monte questa griglia di valutazione, come noi proporremmo, glielo diciamo, Guardi, glielo dico, no, mi sono insediata ad mi stai agosto, ho interrompendo. iniziato a Il settembre. telespettatore, come anche il presentatore, come anche lei, mi ha chiesto quali sono i contenuti. Glielo sto dicendo. No, la nostra idea è quella di fare di costruire un tavolo sulla legalità, ma creare una griglia di criteri all'interno dei quali di creare delle misure che possono andare a ostacolare le attività di cattiva amministrazione. E le dico una. Una potrebbe essere quella là di creare, intanto di applicare la legge anticorruzione, che il segretario sarà la mia prossima missiva che invierò al segretario generale, che è responsabile della legge anticorruzione e l'applicazione dell'anticorruzione. E quindi tale legge anticorruzione non viene prima interpretata e poi applicata. E questo è il primo. Secondo, di creare delle commissioni speciali, commissioni consigliari speciali per arginare la mala amministrazione. Due, perché noi quello che vediamo a Roma capitale, quello che lo potremmo vedere anche a Siracusa, ci sono degli assessorati per la legalità, non per la trasparenza come ci sono soltanto a Siracusa, degli assessorati alla legalità, e quindi un assessore che potrebbe essere un magistrato oppure un prefetto, laddove fa delle valutazioni dove si danno servizi, laddove si danno contributi. E come lei ben sa, nella legge anticorruzione si va a menzionare che non possono essere dati contributi apparenti. Io lo Ecco, lei lo so, capisce quello che ho io voluto lo dire. so. Bene. Abbiamo un'ultima telefonata in studio, poi una cosa anche per mia scienza, ma dice l'opposizione non c'è, ma insomma ci sono Progetto Siracusa, Castagnino, Vinci, non fanno parte dell'opposizione, o Vabbè, questo quello che ha professore detto il Fercosi? telespettatore, per me fanno Diciamo che opposizione. c'è una maggioranza bulgara e dunque l'opposizione riesce ad incidere veramente molto poco nel risultato. Ok, vabbè, C'è anche qualcuna per di me. Mi sembrava intermittenza, fossi c'è perso qualche qualcuno cosa col nel frattempo. fuoco di paglia, c'è qualcuno che fa opposizione, ma purtroppo i numeri poi in aula Ok, contano gli i contro numeri. la numero. Da casa, sentiamo breve, assolutamente breve, per fare solo la domanda eventualmente. Sì, pronto. Prego, buonasera. Prego, Pronto? prego, buonasera. Sì, buonasera, senta, sono Paolo, chiamo da Siracusa. Paolo, prego. Niente, io ascoltavo la telefonata del telespettatore di prima e ancora oggi da Siracusano, da persona che leggo poco i giornali, questa non è una battuta per l'avvocato Penna, però mi chiedo io oggi, qualunque sia il colore politico, destra, sinistra, centro, non mi interessa. Non lo sa Il dato neanche di fatto è lui. soltanto uno,
che noi, da tantissimi anni, non da ora, il fatto del villaggio Niano, che ora Ginetto ha fatto il nuotatore che nuota, ma è una cosa che da tantissimi anni c'è, va bene, ora però non voglio difendere, però voglio dire, questo è stato. Si è parlato dei consiglieri comunali che hanno fatto sulle presenze, sui gettoni, si è fatto un bel fuoco, si è acceso bellissimo, una cosa buona. Però oggi cosa abbiamo di rispondere? Che c'è la taglia, la spazzatura che è aumentata, che è arrivata, l'hanno mandata, di quella cosa di prima dell'estate non se ne parla più, c'è una città da terzo mondo, ma non da ora, sono problemi vecchi. E siamo tutti bravi a parlare, tutti, di qualunque sia il segno politico, ma mi chiedo, ma gente onesta in politica che sappia veramente fare il proprio dovere, io credo che ce ne sia poca, o perlomeno se c'è qualcuno non la fanno andare avanti. Arrivederci, grazie. Grazie, grazie. Ha ragione. Io non ho niente da rimproverarmi, io ritengo di aver fatto il mio lavoro dal primo giorno, di averlo fatto forse... non dico oltre i limiti, ma mi sono talmente sentita dire tante volte chi te lo fa fare, che probabilmente oggi capisco anche chi se ne sta un po' dietro le quinte a guardare. Purtroppo poi ognuno ha il proprio carattere, ognuno ha la propria tolleranza, il mio limite si è superato da tempo, io quello che non vedo trasparente non riesco a non denunciarlo, a non stare in silenzio, per cui sulla mia attività da consigliere comunale non ho nulla da rimproverarmi, tutt'altro, ce ne vorrebbero di gettoni presenza per recuperare i danni che sono stati fatti a causa della mia attività politica alla mia famiglia e alle mie cose, non per ultima la macchina, di cui non voglio parlare perché c'è un'indagine in corso e dunque mi fermo qui. Però vorrei dire che non viviamo con i gettoni presenza, perché 500-600 euro non cambiano la vita a nessuno. Per cui sicuramente il problema di Siracusa non è questo, anche perché si è notato che dalla riduzione, comunque la TASI è stata aumentata, comunque. Allora, sulla domanda che ha fatto lei prima, io le volevo rispondere, non manca un'opposizione, o se c'è è sparuto, oppure come ha detto la consigliera, è una domanda, è incisiva, perché c'è una maggioranza più bulgara. Ho detto più volte, dico un dato incontrovertibile, la rassegna stampa, l'ho scritto più volte sui giornali e l'ho detto anche da questa emittente, di che l'opposizione, se fosse più compatta, più organica, dove facendo un fronte comune, ho fatto appello anche a tutti quei consiglieri, in primis alla consigliera. Io non sono opposizione, io sono nel partito di maggioranza. Opposizione all'azione amministrativa, mi perdoni. Allora, all'azione amministrativa. Anche questo aspetto. Così lo chiariamo, anche perché io non sono contro Garozzo, io sono contro le azioni che ritengo errate. Quindi all'azione amministrativa di Garozzo. No, non in genere, lei è contro, a prescindere. Si contraddistingue per l'illegalità, lei è contro l'illegalità e quindi contro la Garozzo. E siccome Garozzo si contraddistingue in questi 2 anni per l'illegalità, io dico che lei è contro Garozzo. Non potrebbe mai essere il mio avvocato, perché mi fa dire cose che non ho mai detto, ma lei ha detto che è contro l'illegalità. I telespettatori secondo me hanno capito credo non si possa però oggettivamente andare per titoli, come dicevamo prima, cioè che abbia fatto tutta illegalità non penso proprio, non è così. Le ho letto una parte di quella là che si è contraddistinta l'amministrazione. Possiamo stabilire noi cosa è illegale oppure no, ma io la domanda, la risposta le chiedevo era perché ho chiesto più, ma siccome molte forze che ci sono al Consiglio Comunale vogliono essere eccessivamente protagoniste di uno spaccato della società civile, non si crea mai una opposizione più composita, più compatta, più organica, che faccia fronte comune e dia all'esterno una cosa. Ma non parlo della consigliera Pinciotta, ho parlato della consigliera Pinciotta perché lei è per la legalità e quindi contro l'illegalità e quindi sotto l'aspetto quello che io ho criticato e quello là che ho criticato che sempre al Partito Democratico è che c'è sicuramente all'interno la questione morale che è eccessivamente trascurata, che è eccessivamente abbandonata, e io su quello volevo stasera discutere, perché per me quando si parla di moralità, quando si parla di politica, si parla di moralità e quindi anche di legalità. Va bene, e allora
In conclusione, conclusione, io non vengo, non accetto più il basta. suo invito con l'avvocato Penna, perché non Va riesco ad bene. incidere, sono una minoranza anche qui, cioè non si può, voglio dire. Posso Però dire vi posso tranquillamente che garantire non è una cosa, così. però posso dirvi una cosa. Abbiamo molti amici in comune, dunque capita anche di mangiare una pizza insieme ad altre persone. È più simpatico quando Quando non mangia la parla di pizza non è politica, politica. sì. Ok, va bene. Bacchettata. Allora, grazie a Gaetano Penna, Grazie a grazie voi. a Simona Primciotto, buon Grazie. lavoro per le rispettive Grazie. cariche e noi ci si vede la prossima settimana. Grazie, grazie ancora e buon fine settimana.